Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo tutorial per la riparazione del Joy-Con della Nintendo Switch. Questo tutorial funziona sia per il Joy-Con destro che per il Joy-Con sinistro, quindi non c'è differenza, si può andare a lavorare su entrambi i Joy-Con. Questo tutorial può risolvere quel problema legato al drifting o al movimento dell'analogico del Joy-Con, quindi destro o sinistro. Quando ad esempio avete un personaggio che vedete che si muove da solo, che gira da solo, ad esempio in Zelda Breath of the Wild, è fastidiosissimo perché magari si è sopra un tetto e poi ad un certo punto Link cade giù ed è abbastanza fastidioso. Allora andiamo a risolvere questo piccolo problema. Prima di partire però dovremmo avere con noi alcuni attrezzi, tra cui un paio di forbici, del nastro isolante, un pezzo di carta, qualsiasi, e poi gli attrezzi ovviamente fondamentali, link in bio dell'acquisto di questi attrezzi che serviranno proprio per la riparazione della Nintendo Switch. Questi sono gli attrezzi che ho utilizzato già per diversi tutorial per la riparazione della Nintendo Switch che sono sul mio canale, quindi in caso questo tutorial non dovesse funzionare ne trovate altri sul mio canale. Andremo ad utilizzare i cacciaviti, il plettro e questi tre attrezzi come se fosse Art Attack. La prima cosa da fare ovviamente è staccare il Joy-Con con il problema, nel mio caso quello destro. Andiamo a prendere quindi il nostro cacciavite, quello con la forma di Y, che c'è la punta di Y, per svitare le quattro viti del nostro Joy-Con. Dopo aver svitato andiamo a prendere il plettro blu e a fare leva in modo da staccare tutta la cover sopra. Siamo ovviamente molto attenti quando apriamo il nostro Joy-Con perché ci sono dei circuiti che non dovranno essere staccati in quanto è molto fastidioso poi doverli riattaccare. Ora che abbiamo aperto abbiamo la batteria e un mini circuito qui. Andiamo a tirare via prima la batteria aiutandoci. Ci sarà un po' di colla, quindi stiamo anche qua un po' attenti. Andiamo a tirare via la nostra batteria da qui e anche questo piccolo circuito che era incastrato in questo punto qui. Dopodiché andiamo a prendere invece l'altro cacciavite, quello a croce, e andiamo a svitare le tre viti che troviamo all'interno di questo Joy-Con. 1, 2 e 3 qua sotto. Dopo aver svitato andiamo quindi a sollevare l'altra parte del Joy-Con da quest'altra parte, anche qui stando attenti a non staccare nulla come è successo a me ad esempio. Dopo che abbiamo staccato la nostra cover, qui abbiamo il nostro stick. Cosa dovremmo fare? Prendere il pezzetto di carta, in questo caso io l'ho già fatto, l'ho già preparato, già ce l'avevo dentro perché avevo già provveduto alla riparazione. Andiamo a prendere il piccolo pezzo di carta, a ritagliare un pezzettino così, a prendere quindi un pezzo di nastro isolante, ne tagliamo un pezzo anche qua, abbastanza piccolo ma leggermente più grande del pezzo di carta in modo che si possa appiccicare sotto lo stick. Andiamo quindi ad appiccicare il pezzo di carta in questo modo e ad appiccicarlo sopra lo stick e dopodiché andiamo a richiudere tutto quanto, quindi inserendo la cover sopra e inserendo le viti. Andiamo poi ad appiccicare la batteria di nuovo all'interno e anche il circuito nella piccola fessurina qua vicino alla batteria. Dopo aver fatto questo andiamo a chiudere il Joy-Con, quindi dopo averlo chiuso andiamo a rimettere le viti. Ma perché abbiamo fatto tutto questo? Perché abbiamo inserito il pezzo di carta e il nastro isolante? Semplicemente perché quel problema legato allo stick potrebbe essere un problema di contatto dentro lo stick. Il pezzo di carta attaccato al nastro adesivo fa in modo che faccia una piccola pressione, una piccola pressione allo stick. E in questo modo i contatti all'interno dello stick funzionano meglio. Come potete vedere, funziona alla grande. Con questo finiamo, vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un like e di commentare facendomi sapere se il video vi è servito. Se non ha funzionato trovate altri tutorial della Nintendo Switch e delle riparazioni del Joy-Con sul mio canale. E ricordatevi di attivare la campanellina. Ciao!